Ciao a tutti, eccoci qua finalmente con la Shower Body Care Routine aggiornata e in realtà abbiamo creato insieme questa routine perché qualche giorno fa, se mi seguite su Instagram, avrete visto che ho fatto dei sondaggi tra i vari prodotti su cui ero indecisa, quindi vi ho chiesto secondo voi qual era il bagnoschiuma migliore, l'olio corpo, lo scrub, il fango, insomma abbiamo creato questa routine insieme e fatemi sapere con un pollice in su se vi piace questa idea di creare delle routine insieme a voi, che così la proporrò più spesso. Poi i 6 prodotti che sono usciti da questi sondaggi, quindi incrociando le mie preferenze con le vostre, li ho ordinati sul sito Tigotà, visto che ce l'ho vicino a casa anche qua a Milano, meno male, però magari nel sito hanno più cose rispetto al negozio, e mi sono arrivati direttamente a casa, quindi super super comodo, e vi metto comunque in info box tutti i link dei prodotti se volete anche voi trovarli sul sito. Ed eccoci qui quindi con la shower routine che abbiamo creato insieme, quindi ovviamente per prima cosa vado a spogliarmi e tolgo anche tutti i vari gingilli dalle mani eccetera, orecchini. Poi entrate in doccia una volta alla settimana, è buona cosa fare lo scrub che serve proprio a eliminare tutte le cellule morte e rendere la nostra pelle bella splendente, perché va proprio a eliminare tutto il grigiore, e questo sali marini mi piace veramente tantissimo perché dà anche una sensazione di freschezza alla pelle. Poi come bagno schiuma il più votato è stato questo di Omnia Botanica con olio di argan, e ho capito perché è veramente buono, praticamente è un bagno schiuma molto oleoso e quindi già di suo lascia la pelle super super morbida, perché l'olio d'argan dove lo metti ci sta bene. E un altro olio doccia super votato è stato questo di Collistar, anche questo da applicare prima dell'ultimo risciacquo per andare proprio a ricompattare e tonificare la pelle. E una volta alla settimana, mi sono dimenticata di dirvi che in vista dell'estate io faccio sempre i fanghi, e tra i miei preferiti che avete anche votato voi ci sono questi Geomar. Ho preso questa monodose e praticamente si applicano su cosce e addome e si lasciano agire per circa 10-15 minuti e poi si va a sciacquare, e subito danno una sensazione di, diciamo, gambe leggere, perché vanno proprio a riattivare la circolazione. Uscita dalla doccia vado a mettere il deodorante, e poi non vedete i prodotti capelli che ho usato perché ho fatto recentemente l'hair care routine, ve la lascio linkata in info box. Invece, essendo questa una body care routine, andiamo a vedere sul corpo cosa mettiamo dopo la doccia. Vado a mettere una crema rassodante snellente su cosce e addome, visto che appunto l'estate si avvicina, e invece sul décolleté e quindi appunto sulle braccia ma anche sulle gambe, che le ho sempre piuttosto secche, vado a mettere questo olio corpo illuminante di Caloderma, che rende proprio la pelle super radiosa, e è molto bello anche quando si ha un vestito scollato, la schiena scoperta, avere proprio la pelle bella luminosa e liscia. Ultima cosa da non sottovalutare nella body care routine sono le mani. Infatti, se notate, sono una delle parti del corpo che invecchia anche più velocemente. Se ad esempio vedete una donna anche tutta fisicata, rifatta, guardatele le mani e capirete quanti anni ha. Quindi andiamo a mettere la crema mani almeno una volta alla settimana, magari la teniamo in borsa, in modo che così andiamo a idratarle e a nutrirle. Ovviamente prima di asciugare i capelli vado a mettere sempre la crema viso, e fatemi sapere con un pollice in su se volete anche la skincare routine. E tra l'altro voglio sapere nei commenti quale di questi prodotti vi ha incuriosito di più, e vi li lascio tutti linkati in info box con il link diretto al sito se siete curiose di, insomma, saperne un po' di più o di provarli. Io vi mando un super mega bacio e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Buona doccia, ciao!